Grande giornata di festa al campo sportivo Billy, animazione, musica e un grande buffet hanno accompagnato l'inaugurazione della scuola calcio ASD di Roberto, progetto in collaborazione con l'Associazione Italiana Calciatori. Entusiasmo alle stelle per i due presidenti della scuola calcio che oggi, dopo anni di trepidante attesa, hanno finalmente visto il proprio sogno realizzarsi. È una cosa stupenda, finalmente si sta avverando questo sogno che Nunzio abbiamo sempre voluto già da piccoli, lavorare con i bambini, e sono molto felice di questa cosa. Ora verso il 10 giugno faremo degli stage per i bambini gratuiti, dove proveranno la nostra struttura, come si troveranno. Sicuramente c'è molta emozione, perché comunque quando succedono questi avvenimenti c'è sempre un po' qualcosa che ti tiene, diciamo, un po' in tensione, un po' di adrenalina ce l'hai. È bello perché sto facendo una cosa che ho sempre sognato, che ho sempre voluto, e non vedo l'ora di iniziare. Il progetto della SD di Roberto prevede, oltre alle attività fisiche, numerosi laboratori educativi che mirano alla promozione di una nuova cultura sportiva fondata sull'insegnamento dei valori etici dello sport, valori che per l'AIC vanno di pari passo alla didattica calcistica. A fare da cornice a questa splendida giornata l'ospite d'eccezione Simone Perrotta, ex calciatore della Roma e della Nazionale Italiana, presente all'iniziativa in qualità di responsabile del settore junior dell'AIC. Simone Perrotta, ex calciatore della Roma e della Nazionale Italiana, oggi qui all'inaugurazione della SD di Roberto in qualità del responsabile del settore della Juniores dell'AIC. Qual è la differenza di una scuola calcio che è in collaborazione proprio con l'AIC e quali sono, insomma, i valori che voi insegnate ai bambini sin da piccoli? Guarda, io mi auguro che non ci siano tante differenze con gli altri, perché io credo che l'attività di base nel calcio debba essere svolto secondo un principio, che è quello di mettere i bambini al centro di ogni discorso. Io credo che l'attività di base non debba pensare assolutamente al risultato sportivo, ma debba pensare a cosa è meglio per i nostri figli. Ecco, io spero che tutte le società facciano questo modo di far calcio. Sappiamo che verranno effettuati dei laboratori, quindi non solo attività fisica, ma proprio per seguire di pari passo i bambini e accompagnarli nella loro crescita calcistica e proprio accompagnarli verso lo sport. Sì, hai detto bene, la nostra metodologia comporta una parte in campo dove comunque i nostri tecnici altamente qualificati sotto l'aspetto prettamente calcistico insegneranno calcio, ma noi crediamo che lo sport debba necessariamente andare di pari passo con la crescita del bambino, quindi faremo dei laboratori dove si parlerà di tutti quei problemi che i nostri bambini, i nostri figli nell'arco della loro vita andranno incontro. Si parlerà di bullismo, si parlerà di cyberbullismo, si parlerà di uso consapevole dei social, insomma tutti argomenti di estrema attualità, ma che servono necessariamente ai nostri figli. E grande fermento anche per l'arrivo del difensore del Napoli, Yusai, accolto con cori e applausi dai tantissimi bambini presenti all'evento. Il terzino albanese ha concesso foto e autografi ai piccoli tifosi, partecipando in questo modo alla cerimonia d'apertura.